Tra l'altro, una cosa curiosa che volevo, con cui volevo iniziare un attimo è che, non so se sapete, ma lo avete notato, tutti i social sono in crash, nel senso non funziona né Facebook né WhatsApp, si torna al medioevo, quindi quest'ora e mezza, questo no, è già da 40 minuti, non, è tutto un blackout mondiale, quindi insomma, film per un monitore, guardatevi. Non al piccione viaggiatore. Un attimo di libertà, è bellissimo questo, no, mi piace. Dunque, allora, la vicepresidente di edizione del premio Cinesione Festival dell'Oltremila dà il benvenuto a Francesco Cavalli per questo film che avete appena visto, Il Regno. Allora, come sempre facciamo con il nostro format, rapidissima introduzione e presentazione del nostro grandissimo ospite che è laureato in scienze umanistiche, arte e scienza dello spettacolo, poi ha fatto il centro sperimentale di cinematografia, corso di regia, che è un classico, quindi diciamo, ha fatto tutti gli studi classici per diventare un regista Come si vede? come si comanda, no? Ovviamente viene da un'esperienza di vari cortometraggi, Non Guerra nel 2012, Il Rosso Libero nel 2013, diciamo Icarus nel 2012, French Cop nel 2012, Io sono qui nel 2013, La Forma Perfetta nel 2014, nel 2015 Il Regno, che è il corto di Diploma del Centro Sperimentale, un cortone, in effetti, come diceva giustamente prima, di 2013, con proprio, diciamo, costruito addosso a Stefano Preti, quindi con Stefano Preti, che poi è stato giustamente esploso nel lungometraggio che abbiamo appena visto. Allora, come nasce l'idea? Perché l'idea nasce da corto, ovviamente, però evidentemente insomma, questa cosa ti è balenata in testa con un riferimento a qualcosa di reale. Assolutamente sì. Sul giornale una notizia molto strampalata di un uomo che ha fatto questo, si è chiuso in questo casale, ha provato a fare una sorta di, non regno medievale, no, per una comune, insomma, con le proprie leggi, le proprie moneta, è stato ovviamente distrutto dopo nemmeno una settimana. C'era questo articolo molto simpatico perché a scuola ci facevano. C'era un corso dove ci facevano cercare storie sulla cronaca di Roma o insomma, sul giornale in generale e io trovai questa storia molto curiosa e da lì nacque l'idea di fare inizialmente di raccontare il personaggio che fa questa cosa, quindi il papà, poi durante l'anno insieme ai professori. Invece cioè, mi è venuta questa idea di fare in modo che sia il figlio che eredita una follia di questo tipo, mi sembra una cosa decisamente più divertente. Beh, questo chiaramente è lo spunto, però poi dopo la costruzione, diciamo un po' drammaturgica, è immagino inventata, sicuramente, Assolutamente. inventata, e in qualche modo volevo capire quanto ti senti, diciamo, tributario della grande commedia italiana che ha sempre preso molto in giro, anzi castigato le umane cialtronerie italiche, no? Che è sempre preso gioco di tanti difetti che abbiamo nella nostra popolazione, che dicevamo che prima dell'inizio del film, ricordate, e quindi non so, anche il tema dell'uomo forte o quello di rifugiarsi nel passato per paura del futuro, sono tantissimi i temi. E quindi in qualche modo la commedia italiana, diciamo, è sempre un po' un riferimento, ce l'abbiamo un po' dentro tutti quanti, però ci sono altri temi, il tema del limite, del confine, come hai sviluppato questo? Troppi, troppi temi, forse dovevo farne uno, come facevano i maestri, prendi una stranezza e esplodi. No, sì, noi in sceneggiatura abbiamo deciso scientemente di raccontare più il personaggio, la solitudine,
diciamo, questa contraddizione in termini della solitudine di un re. Come è possibile che una persona si senta così sola, pur avendo tutti questi sudditi? Ovviamente la scena del banchetto è una delle più emblematiche, insomma, non riesce neanche a mangiarci insieme. E quindi ci siamo concentrati su questo problema, su un personaggio che impara a abbassarsi, ad essere solo, ma non sentirsi solo, appunto si lancia alla fine da solo contro, gli invasori, e trova coraggio, cambia, cresce. Questa è stata la parabola che volevo raccontare per tutti. Il resto, cioè il regno, i sudditi, il confine, questi temi, sono stati trattati in maniera molto più, ho voluto trattarli in maniera molto più leggera perché non volevo ovviamente fare un film che si, a Roma si dice accollasse, non so, sto termine, che si rifacesse un po' la morale su questo tipo di temi. Però sì, ovviamente il tema del diverso, il tema del lontano, questa, la chiusura, medioevo non a caso, insomma, retrogrado assolutamente, e quindi diciamo lui uomo moderno che non si riesce proprio a capacitare di questa follia. Sì, non c'è dubbio. E intanto, come questa è una domanda che facciamo un po' a tutti i registi di studio, ormai insomma, abbiamo, sono passati diciamo, su questo palco svariate decine di registi di studio in questi 17 anni, c'è sempre un po' l'avventura produttiva che è complicata per un esordio. Bisogna sempre essere un po' eroi, tra virgolette, o il responsabile o cose di questo tipo, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Questa volta tu hai avuto una produzione mandando che forse in qualche modo immagino che abbia aiutato molto su questo titolo, no? Beh, sicuramente fare il primo film con loro, io è sempre stato un mio grande sogno, quello di fare un film con loro. Io sono stato lo schiavetto, si può dire, di Moretti, di Nanni Moretti per tanti anni, e con lui, insomma, entravo in questo luogo, e, insomma, da ragazzetto, e insomma, dicevo un giorno voglio fare un film qui. E con il cortometraggio sono andato prima, ovviamente, a prima produzione, io già ovviamente sicuro che non mi avrebbero nemmeno visto né sentito, invece la prima produzione che ho chiamato è stata proprio Fandango. Domenico Procacci è un noto pazzo, non so cosa si può dire, pazzo è certo buono, quindi quando ha visto questo corto, ha detto il soggetto, che fa appunto il corto, era lunghissimo, ma non solo era lungo, era anche molto fertile, cioè questa storia comunque andava esplosa. E quando gli ho portato tutto, lui ha visto che era in evidenza, insomma, si è innamorato del personaggio, poi c'era già Fresi coinvolto, che voleva assolutamente fare un film dopo il corto che girammo al Centro Sperimentale. Quindi insomma non è stato difficile, non ho una grande storia produttiva da dire, sono entrato dalla finestra e il produttore non mi voleva neanche cacciarlo, no, io sono stato molto fortunato ad avere una produzione così, e quindi no, mi hanno aiutato non poco, insomma il film è stato un esordio comunque costume, non è un esordio qualsiasi, è un esordio che costicchia rispetto agli esordi che vediamo, e quindi sono stato fortunato. Ma già nel corto era così, diciamo, sontuoso, faccio l'esempio, c'erano già i costumi di Iracocca, non so, gli assetti di Vigliani, niente. scuola. Poi è venuto molto bene, ho vinto un sacco di premi in giro per l'Europa, però no, un altro tipo di muscoli, sicuramente. Eravamo tutti a lei, al centro si fa con i propri compagni, quindi il mio compagno di scuola e tutti noi ragazzi, però venne un bel corto, a tratti mi piace di più del film, ma questo sono autocritiche che mi lascio io solo. Senti, com'è andato il lavoro tecnico che mi pare molto interessante, no? Cioè, per esempio, appunto, quello che appare sempre ovviamente è quello dei costumi, quindi sono curati appunto da una costumista notevole, Bene. che in qualche modo
all'inizio ci porta in una specie di immaginario, cioè porta lo spettatore in un immaginario di persone che hanno abbandonato il mondo reale negli anni Ottanta e quindi un po' sono rimasti, diciamo, grosso modo a quello, e poi invece intorno chiaramente ci sono cose diverse, però intanto ci sono delle, voglio dire, dei vestiti per la parte nobiliare, sono con delle stoffe molto pregiate, curate, eccetera. Beh, poi se erano presi per il vestito ci sono voluti molti altri, e quindi e poi però invece il popolo già ha delle vite un po' più naturali, sì, e forse scappa pure via, ma proprio nemmeno scappa, secondo me è stato voluto anche qualche scamiciata anni 80, perché poi si vedeva la gente da lì veniva, no? In qualche modo. Ecco, e come è andato questo lavoro sui costumi? Era molto interessante. Sì, con Eva ci sono detto subito, non è un vero medioevo, è un medioevo passato, è un medioevo fatto di persone che si portano, sono portate le cose a casa, e con quelle hanno fatto i vestiti, hanno cercato di fare i vestiti medievali, e quindi a volte appunto scappare camicia, scappare ratta, scappare, è assolutamente voluto, ma anche nella scenografia c'è questo tipo di pensiero, no? Quindi c'è, abbiamo lasciato le prese a muro, abbiamo lasciato i termini, cioè, si vedono un po' di cose. Quindi assolutamente sì, detto Eva, dobbiamo fare qualcosa di recupero, loro riciclano per tentare di somigliare il più possibile a un popolo medievale. Ci riescono o non ci riescono, non sono proprio precisissimi. Sì, e anche tutto sommato mi pare che c'è molta cura un po' in tutte le parti, no? In questo film, per esempio, abbiamo molto apprezzato, devo dire, diciamo tra nel giuria con il capo di direzione, abbiamo molto apprezzato anche gli effetti visivi che non si vedono, e questo è uno dei pregi maggiori, no? Gli effetti che si vedono, gli effetti visivi sono che qualcosa non ha. E quindi appunto che ti voglio dire, non so, quando si entra al Castello Farnese, tutte le case naturalmente che ci sono oggi sono state cancellate, quindi c'è un effetto campagna, oppure che ne so, quello che non poteva stare sul Torrione, perché ci sono ovviamente le ovvie diciamo, leggi sulla sicurezza, e quindi chiaramente non poteva stare, e tutte cose di questo tipo. Ecco, volevo sapere come ci avete lavorato, come avete un po' costruito, no, questi effetti che esistono e che sono praticamente invisibili allo spettatore normale, sono visibili solo a chi magari ha un occhio più facile. Certo. No? Ma quello degli effetti speciali è stato un lavoro duro, perché appunto la cancellazione è stata una cosa assolutamente da parte, era tutto pieno di palazzi. Il film è stato girato al Castello della Cecchignola, sì. Era tutto l'esterno, diciamo, il villaggio sotto ricostruito, poi all'isola Farnese e qualche esterno sulla Lorencana, un'azienda agricola. Quindi abbiamo dovuto fare un grande lavoro, ma anche per esempio Stefano Fresi che si lancia a cavallo contro la polizia, non è Stefano Fresi, e gli abbiamo messo la faccia di Stefano Fresi in post-produzione, quindi stai lavori anche piuttosto lune che non esistono, candele che non esistono, punti luce, cancellazioni di cavi, ovviamente sì, è stato una cosa, un lavoro ben bello grosso. E in effetti appunto non si nota. No. E cosa fondamentale. Vuol dire che è riuscito. Sì. Proprio nel suo intento. Bene, allora voi qualche curiosità, qualche volta io scendo e vi porto il microfono. Approfittate di avere un'interpretazione autentica a vostra disposizione. Chi è che vuole chiedere qualcosa? Ecco. Lui è uno di quelli che l'ha scelto, si mette il culo. Ah, bene. Ah, domanda così. No, ma... Pronto? Sì. No, la domanda era questa. Cioè, il tema è chiaramente è stimolante, perché in genere in tutti noi un riferimento ad un'alternativa del modo di vivere, no? Poi correttamente gli stimoli sono talmente tanti
che quello della solitudine credo sia l'elemento più importante. Però la domanda è questa: nel momento in cui è venuta questa idea, la cifra che è stata data al film è una cifra, diciamo, grottesca, divertita, con una sorta di commedia all'italiana, come ha già detto il Presidente. È mai venuto in mente, è mai venuto in mente invece di cogliere lo spunto e fare un film più drammatico, più importante? Ci sono tanti romanzi che ci riportano a questi mondi alternativi, e invece questo è un film che un po', mentre lo vedevo, con tutte le differenze del caso, mi ricordava un po' il Armata Brancaleone, no? Ecco, qual è stato il momento, non so adesso, non conosco la sua storia e quindi non so qual è la cifra di magari di lettura con cui guarda tutto, però anche in girare intorno e realizzare qualcosa di più, tra virgolette, serio, più drammatico, forse poteva così essere un'alternativa. Sarebbe d'accordo con lei, Domenico Brogacci, perché lei ha detto la stessa cosa. Non so se si è sentito. La storia del film, secondo me, sarebbe stata un'occasione persa non farla in commedia, perché era una cosa di cui anche avevo anche un po' timore. Usare questo tono mi faceva sentire più protetto. Io lo preferisco perché veicola dei messaggi che altrimenti sarebbero molto più ruvidi, se vuol dire così. Però sul tono e su questa scelta sono d'accordo. Io ho un'indole in realtà molto più seduta di questo film. Sono, per pensare che in realtà all'inizio è vero, c'era Fresi sul corto e c'era Fresi sul film, ma a un certo punto Stefano Fresi non si è paventato, non potesse non farlo, e allora io lo volevo fare con Silvio Orlando, che faceva la Rosanna, e Nick Nocella, che faceva il re. Quindi, insomma, ecco, già il tono a calamba disposta verso qualcosa di molto più seduto, o comunque non neanche di drammatico, sarebbe stato anche forse più grottesco, però sicuramente meno, come posso dire, meno farsa, ecco, quello che può portare Max Tortora ovviamente, e anche Stefano, è evidente, no, nel film. Quindi ho deciso comunque di fare commedia, di fare una commedia, perché forse non ci avrei dormito se avessi fatto un film drammatico, sarei stato Dio, non sai che bello, una coppia di attori non si faceva vedere, mattatori, insomma, ci avrebbero fatto ridere, poi non è che il film, insomma, sarebbe stata una cosa che mi avrebbe pesato. Però rimando, sì, è vero, io ogni tanto ci ripenso a cosa sarebbe potuto venire fuori con un approccio più autoriale, insomma, leggermente più distante a livello, insomma, di commedia pura. Potresti portare la tale per questo film? Allora, ci sono altre domande da parte vostra? Ma no. Siamo figli, perché poi no. Cosa c'è da dire? Non so. No, io sono detto il film, diciamo che il tono di commedia mette talmente a proprio agio, no? Che in definitiva nemmeno, diciamo, i tanti temi di cui abbiamo parlato, di cui hai accennato, in effetti in qualche modo meriterebbero, diciamo, ciascuno un approfondimento importante, però vengono chiaramente in qualche modo vengono portati, introitati in modo tale, diciamo, gradevole e non da voler troppo approfondire. Voglio dire, il fatto appunto che forse, ecco, ci potresti dire qualcosa di più, come studiato il problema proprio dei limiti, dei confini, di come si passa e di come e in qualche modo questo film poi si fa anche un po' metafora di tanti temi che abbiamo nella società di oggi, no?
Sì, io faccio sempre lo stesso esercizio, purtroppo un po' monotono, nel senso che anche lì scavallare un proprio confine personale per il protagonista è stato un po' quello, no? Quindi la metafora del protagonista che non riesce ad avere un amico che sia uno, che viene sposato dal fatto che si trova in un luogo chiuso, che non riesce ad aprirsi al mondo, come lui non riesce ad aprirsi al mondo. Lui fa il lavoro, credo, più emblematico, no? È un artista dell'ADAC, ma che ha un sacco di gente ogni giorno al lavoro, non si può non parlare con lui, cioè, lui è una delle persone più sole, seppur in grande compagnia, quindi mi piaceva riportare questa cosa sempre con il protagonista e il tema del film, insomma, è il luogo del film, appunto, che vedi. E forse un altro sottotema, ma comunque collegato un po' a questo, sul limite anche il fatto che diciamo lui che viene da un mondo dove ovviamente non c'è una suddivisione, o meno lui non è abituato a un certo tipo di suddivisione, e lui vorrebbe sempre mangiare con i sudditi, mentre invece il suo ruolo di imporrebbe un comportamento di tipo diverso, e lì c'è una frizione, c'è un momento forse anche poi di perdita di reale, voglio dire, influenza, carisma, cose di questo tipo. Come avete lavorato su questo aspetto? A noi piaceva questo incidente scatenante, si diceva, cioè, in gergo, quando appunto lui non gli pare vero, ma una persona di questo tipo, di trovarsi con tutti quei sudditi, quegli amici. Amici non sono, quindi la primo incidente del nostro protagonista è proprio quello, l'imposizione del ruolo, che lui non comprende, perché la vedeva come una grande occasione per appunto superare un grande confine della sua vita, che era quello della compagnia, non è stata una donna, e lì il ruolo impone che la donna renda disponibile a te, cosa che lui è assolutamente, no, è incredibile per lui. Quindi il film si gioca tutto su questo tipo di scatto comico. Io penso sia abbastanza riuscito questo durante tutto l'arco della narrazione. Quindi tu hai accompagnato, immagino, il film in molti festival, molte proiezioni, no? Chiaramente, se posso fare una domanda impertinente, e quindi anche poi sulla scelta, diciamo, del montaggio finale, quante persone hanno perso i due sottofinali di titoli di coda? Sai che tantissime persone si alzano come se la palla bruciasse appena c'era la parola, no? Sì, tantissime, soprattutto il post-credit, non si dice ormai in queste scene, che insomma, anche con lui avevamo detto, perché non facciamo questa piccola scena di Lone Morto, insomma, così, penso abbiamo visto. Sei l'unico, forse, che l'hai vista da quando è uscito il film l'anno scorso. Mi sono raccomandato con loro di non alzare. Anche a Fandango c'erano anche problemi tecnici, perché addirittura alcune versioni del film l'avevano tagliato, quindi neanche si poteva vedere, rimanendo là, una cosa assolutamente strana. No, perché è sempre un po' pericoloso, perché tranne i film da Marvel, eccetera, dove tutti aspettano il post-credit, appunto, oppure, non so, come i pirati di Caraibi, negli altri film, appena a fare il primo titolo di coda, immediatamente si scappa. Ma non c'è qualche amico che deve vedere il nome. Bene, allora, se non ci sono più altre richieste di curiosità, naturalmente ringraziamo veramente Francesco Favorelli per la disponibilità, e in attesa della cerimonia di premiazione del 6 di ottobre alle 21, dove eventualmente si scoprirà quali premi tecnici la giuria ha attribuito a questo film, che però c'è la parte naturalmente di però della selezionata, che portiamo con molto piacere, che ricordiamo, grazie. 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 Grazie.
grazie. Grazie a voi, il vecchio Agostino, ora è il primo. Grazie. Thank you.